un ospite speciale d'eccezione in questo caso, parliamo di un bellissimo progetto attivo anche a Milano, anche in provincia, in diversi comuni d'Italia, si chiama Ripuliamo la città. Ce lo racconta direttamente il comandante di Pieve Porto Morone, lui si chiama Daniele Gordini e dovrebbe essere in collegamento con noi. Comandante, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a lei, grazie. Buonasera, ben arrivato su buonasera. Millennium. Allora, Pieve grazie. Porto Morone, provincia di Pavia, naturalmente. Allora, sì. Dicevo, noi con lei oggi cercheremo di parlare brevemente, in maniera ficcante, di un progetto che in realtà ci sta molto a cuore. Lei, tra l'altro, certo. Se non sbaglio, è stato proprio un precursore del progetto Ripuliamo la città. Ricordiamo che noi portiamo alla luce questo progetto anche grazie a un nostro partner che si chiama Infinity Car, non è l'unico, e con lei oggi cerchiamo di raccontare bene come funziona questo servizio, cosa avviene e soprattutto come i cittadini in prima linea possono attivarsi per ripulire la città da quei veicoli che risultano essere abbandonati fondamentalmente. Abbandonati sul territorio, sì. Bene. Dunque, sostanzialmente diciamo che in ordine di tempo abbiamo avviato appunto con la società Infinity Car una collaborazione con l'ente comunale di Pieve Porto Morone. Questo per recuperare tutti quei veicoli che stazionano ad oggi diciamo abbandonati sul proprio territorio. In ordine di tempo sono più di 16 veicoli recuperati, di cui poi ci sono altri 4 che però, visto il periodo in cui ci troviamo, andranno nel 2021. Certo. Beh, voi tra l'altro avete tolto dall'arredo urbano migliaia di autoveicoli. Quanti esattamente? Ve lo può ripetere? Diciamo il numero bene. Sono come Comune di Pieve Porto Morone, autorità locale, sono 16 veicoli. 16 veicoli? La società. Il vostro comune ha circa 2.500 abitanti? 2.500 abitanti, però è un comune che è anche interessato da un passaggio del ponte, quindi con la Regione Emilia Romagna, quindi si definiscono questi veicoli sul proprio territorio. Ok, ok. Allora, è vero che in questo caso, poi ci racconta bene cosa avete fatto e come avviene il tutto, ma il cittadino non spende nulla per autodemolire, è tutto gratuito? Cioè, no, cosa deve esattamente, fare? Esattamente, diciamo che l'ente comunale sostanzialmente si impegna a siglare un protocollo d'intesa con la società. La società recupera diciamo il veicolo abbandonato con l'ausilio delle forze dell'ordine, quindi la polizia locale nel caso specifico, e recupera diciamo le spese del trasporto, quindi tutto l'iter per l'automazione, recuperando diciamo del materiale ferroso o parti rigenerabili del veicolo. Questo comporta che il cittadino non incorre in spese per la rottamazione e liberiamo proprio l'auto dal territorio. Certo, certo. Ma allora, siccome poi immagino ci sia dietro un iter burocratico magari anche abbastanza sì. lungo da portare avanti, io vorrei dunque, sapere a parte il periodo che ci troviamo, che è abbastanza sì, difficoltoso certo. in fatto di comunicazioni, di regola nel momento in cui il cittadino, se l'auto è su parte pubblica, chiama direttamente le forze dell'ordine, se è in ambito privato, che so, presso un condominio, quindi un'area comune, può chiamare direttamente l'azienda. Funziona che si manda una comunicazione al proprietario dandogli un tempo per recupero del veicolo. Nel caso in cui si dovesse diciamo rifiutare, la polizia locale prende in carico l'auto. Nel caso in cui invece la maggior parte, come sappiamo, purtroppo è una situazione che da tempo ritroviamo, più veicoli sono sul territorio abbandonati ma con fermi amministrativi. Allora in questo caso comunichiamo all'agenzia di entrate e chiediamo un'autorizzazione che poi otteniamo successivamente per il recupero dell'auto. Ecco, ripetiamo solo velocemente quest'ultimo punto perché è il nocciolo della questione ed è fondamentale. Io vorrei far sapere sì. esattamente ai cittadini cosa fare concretamente nel momento in cui dovessero vedere nella propria via, nel proprio quartiere, un'auto abbandonata. In quel momento come si può far parte del progetto Ripuliamo la città? Come bisogna attivarsi, comandante? Dunque, quei comuni che hanno attivato e siglato con, diciamo, carrozzerie o meccanici del luogo, si può chiamare direttamente la locandina, che di solito è pubblicata sull'albo pretorio oppure sul sito del comune, e posso contattare direttamente l'azienda, oppure direttamente i vigili. In questo modo, diciamo, i vigili redigono un verbale di recupero e fanno tutte le varie comunicazioni, quindi alla vendita di diritto al proprietario o nel caso in cui ci siano delle agenzie di recupero crediti. Dopodiché al cittadino preverrà tramite email
il documento, quello della rottamazione. Perfetto, benissimo, benissimo. Quindi anche voi, se nella vostra città richiedete alle vostre istituzioni di far parte del progetto Ripuliamo la città, ricordatevi anche di tutto il progetto e di tutti i servizi che ci ha raccontato il comandante Gordini, ricordiamo, è di Pieve, Porto Morone, provincia di Pavia. Intanto, comandante, la ringrazio per aver condiviso. Grazie. E spiegato tutto ciò che lei e naturalmente il comune avete fatto proprio concretamente sul vostro territorio. Sì, io ringrazio voi soprattutto per l'informazione, perché ritengo che il cittadino debba essere messo al corrente, ma soprattutto per capire diciamo questo fenomeno che ogni giorno diciamo le forze dell'ordine cercano di contrastare. Certo. Beh, la ringrazio insomma per averci raccontato il progetto. La invito naturalmente a tornare in collegamento con noi. Grazie. Perché so che avete altri eventi molto concreti che portate avanti ogni giorno. E poi, oltre a contarci, ringrazio tutti i partner, tra cui anche il nostro che ci ha messo, diciamo così, in contatto, Infinity Car. Comandante Gordini, ancora grazie per questa chiacchierata insieme. Grazie a lei, buonasera a voi, grazie. Radio Millennium.